E l'urlo di Gerardo Lieto, l'urlo di una Virtus che tocca con mano la promozione in C1. La vittoria esterna del Gladiator ha solo rinviato la festa, ma ormai è fatta. Il Maddaloni non tradisce, supera il Montella e si prepara a lasciare una categoria che francamente non gli appartiene. Merito soprattutto del tecnico, capace di tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Pochi istanti e si capisce subito che per gli irpini il pomeriggio sarebbe stato piuttosto difficile. In 30 secondi Antropoli e D'Angelo esaltano i riflessi di Duré. L'estremo difensore capitola al terzo quando Pagniello prende la mira e da 10 metri fa centro. Il pubblico si scalda, Lieto fa le prove generali per il raddoppio con un numero dei suoi. Poi recupera palla in difesa, percussione centrale e missile all'incrocio, l'ennesima perla di una carriera meravigliosa. Il Montella è inerme, D'Angelo sfiora il tris, poi colpisce il palo. Il mister si riaccomoda in panchina per tirare il fiato, contro a colpo psicologico dei suoi e Capitan Ciannulli accorcia. Poco dopo Di Vico non si scompone quando Bocchino si presenta solo in aria, ma si lascia ipnotizzare. Contropiede, De Crescenzo non tradisce, tiro in corsa, deviazione di Capone 3-1. La rete chiude di fatto il primo tempo e nella ripresa la musica non cambia. Pagniello riceve un'imbucata da D'Angelo e fa poker. Il match è archiviato, gli ospiti rischiano di prendere un'imbarcata. D'Angelo è sfortunato, De Crescenzo è impreciso. Ancora l'ex Bellona che sui sviluppi di una punizione guadagna un corner. C'è il tempo per segnalare il secondo palo di giornata ad opera di Gaetano Mele e Massimo D'Angelo che a porta libera spara alto. Triplice fischio e si scatena la festa. Il Maddaloni ha la C1 in tasca. Ora Telese Cusca Serta, tirate fuori lo champagne, è il momento di brindare.